Siamo qui oggi con Simona Pino, segretaria del PD Alto Canavese e agricoltore. Buongiorno, Buongiorno. ben trovata. Grazie. Come tutti sappiamo, stiamo vivendo una situazione direi quasi drammatica, soprattutto anche rispetto a quello che stanno vivendo i nostri agricoltori. La situazione attuale non è delle migliori. Gli aumenti che ci sono stati li conosciamo tutti e incidono anche notevolmente soprattutto su quelle che sono le attività produttive, in questo caso le attività agricole. Tu che sei in prima persona Sì, coinvolta ma da questa situazione. diciamo innanzitutto che non è una problematica solo degli agricoltori, è una problematica che poi si riserva, che arriva direttamente dalla terra fino agli scaffali. Certo, gli agricoltori in questo momento vivono un particolare disagio, semplicemente perché siamo all'inizio di un anno di lavoro. Quindi le persone, gli agricoltori che devono seminare, si trovano di fronte a dei prezzi decisamente alti. Parliamo della semina, parliamo del gasolio agricolo, i costi dell'energia e quindi il momento è particolarmente difficile e sicuramente bisogna trovare una soluzione. Ovviamente, come abbiamo detto, i costi sono aumentati tanto, quindi anche gli agricoltori, come tu hai appena detto, che si trovano a dover iniziare a decidere se, perché alcuni sono ancora indecisi, se davvero conviene ancora andare avanti con determinate produzioni, visti i costi, perché poi ovviamente quello che rimane tra quello che purtroppo si guadagna troppo poco e rispetto a quello che attualmente invece si spende, ti fa fare delle. Certo, noi non arriviamo sicuramente da anni facili, l'agricoltura è stata comunque in questi anni, non dico messa da parte, però ha avuto parecchie difficoltà. A volte sembra dire quasi un'agricoltura di sussistenza. È vero, ci sono stati i fondi della PAC, però non bastano e soprattutto credo che l'agricoltura italiana possa fare di più e possa meritarsi di più. È il settore primario, allora trattiamolo come tale. Allora, questi aumenti sicuramente sono pesanti, ma non sono cominciati adesso. Adesso diciamo c'è la guerra, è vero, porta delle difficoltà, ma sicuramente i rincari sono già cominciati prima. Il gasolio agricolo ha cominciato già a salire diversi mesi fa, come l'urea, tutti i concimi e poi le semine. Però diciamo che il periodo era già estremamente difficile, arriviamo già dal periodo del Covid, c'era una grande voglia di ripartire, c'è una grande voglia di ripartire anche grazie ai fondi del PNRR, però non bastano, ci va una strategia diversa, soprattutto a livello europeo. Quindi i giochi sicuramente si faranno lì. L'importante è che il nostro governo ci supporti in maniera ovviamente diversa, cambiando totalmente anche il modo di lavorare. C'è bisogno di un'economia diversa. Anche magari sicuramente rilanciare e puntare sul Made in Italy anche proprio a livello di produzione, anche perché sappiamo benissimo che poi si va ad acquistare all'estero, senza andare magari ad avere una politica più incentrata su quello che è la possibilità che la nostra terra effettivamente Sì, può dare. diciamo che l'import-export è sempre stato molto importante. Solo di questi giorni la notizia che molti dei nostri vini sono fermi in questo momento perché non si esporta più verso l'Ucraina, verso la Russia. Quindi teniamo sempre ben presente che l'import e l'export sono comunque molto, molto importanti. Sicuramente non risolviamo seminando di più, non può esserci semplicemente un made in Italy, però di lì a magari a lasciare dei terreni incolti o a riposo, ecco, la cosa cambia. In questo momento credo che bisogna puntare soprattutto anche su questo fatto, i terreni vanno utilizzati.
anche alla luce di questi ultimi movimenti, perché è vero che allora non importiamo più dall'Ucraina, non importiamo più grano dalla Russia, anche l'Ungheria in questo momento si è fermata, e quindi dobbiamo, alla luce proprio di queste cose, di queste nuove cose che sono successe, dobbiamo comunque rispondere in maniera adeguata. E quali sono gli aiuti concreti che il nostro governo, comunque la politica, può, deve dare a sostegno di un settore così importante come Sicuramente l'agricoltura? Il caro gasolio deve trovare una soluzione, perché i nostri trattori sono ancora tutti, vanno a gasolio, non siamo ancora così moderni, non siamo ancora con le nuove tecnologie che basta attaccare ai pannelli fotovoltaici i trattori, magari un giorno lo faremo, forse bisognava farlo prima. Ovviamente nessuno poteva pensare di avere uno scenario così di fronte, però per arrivare ai problemi odierni sicuramente il caro gasolio è un problema importante, l'abbattimento di questi costi sulle sementi, perché molti dicono sì, vabbè, però il concime possiamo farne a meno, l'agricoltura è sempre stata così, basta usare del concime organico. Purtroppo no, l'agricoltura per rendere in determinate rese deve comunque avere dei supporti e deve comunque avere delle concimazioni adeguate. Quindi bisogna cercare di guardare in maniera un pochino più ampia. Sì, e appunto tralasciando anche magari uscendo da questo discorso, comunque gli agricoltori hanno avuto e hanno tuttora anche un grosso problema che sono quelli dei cinghiali. Sì, come se non bastasse, ci sono appunto due enormi problemi. Uno è quello della siccità, che sicuramente non si risolve con una notte di pioggia, e no, poi quello dei cinghiali. Anche questo è un problema che si trascina da tempo, troppo tempo. Ora, oltretutto, oltre ai cinghiali c'è il problema della peste suina, si stanno cercando di rattoppare con dei provvedimenti, addirittura si parla di questa recinzione enorme che va a chiudere queste zone dove ci sono i cinghiali infetti, però qui, ecco, qui entra veramente in gioco la politica, quella vera, non è fatta di scelte che purtroppo accontentano, ma di scelte che a volte sono impopolari, però i problemi vanno affrontati, e quindi in questo caso la regione deve assolutamente prendere una scelta probabilmente non facile. Certo, gli animali andranno abbattuti, però non possiamo neanche pensare di poter continuare in questo modo. Di aspettare anche che continuino comunque a fare dei danni. Sì, con questi costi, pensare che si semina e poi metà del raccolto viene rovinato, poi non ci sono neanche i rimborsi, ma poi non possiamo sempre pensare ai rimborsi. No, l'agricoltore è un imprenditore che ha tutto il diritto di lavorare, di raccogliere quello che ha seminato, e quindi i problemi vanno assolutamente affrontati, ancora di più adesso con questo problema della peste suina, che è un problema enorme perché va a toccare tutto un comparto. E per quanto riguarda proprio gli allevamenti di suini nel territorio, che comunque ne abbiamo anche in Canavese, anche degli allevamenti anche parecchio importanti, possono secondo te avere dei problemi rispetto a questa peste suina, oppure incentrata esclusivamente per quanto riguarda l'animale selvatico? In ogni caso i problemi ci sono su tutto il settore, basta andare a fare la spesa e vedere i prezzi dei suini, del maiale, sono nettamente scesi, e quindi questo significa che il comparto è tutto penalizzato. E non possiamo di nuovo anche dire, beh, allora non mangiamo la carne di maiale. No, non funziona così, perché sono sempre settori che danno lavoro e portano beneficio all'economia. Dobbiamo iniziare a ragionare che i problemi non sono sempre degli uni o degli altri, ma sono di tutti, soprattutto quando finiscono sulle nostre tavole. Appunto, anche perché comunque i costi sono aumentati, aumentano per gli agricoltori e ovviamente aumentano anche per il consumatore. Che lo vediamo, come hai detto tu, tutti quando andiamo a fare la spesa, adesso ad esempio la pasta è aumentata, cioè non trovi una cosa che non sia aumentata, quindi effettivamente andare a incentivare questo settore, comunque ad aiutare maggiormente con una politica attiva maggiore, certo, ne
è a beneficio di ovviamente di tutti quanti. Certo, perché appunto poi ce ne accorgiamo sulla spesa di tutti i giorni, gli aumenti sono veramente eccessivi e poi sono le famiglie le prime a risentirne. E poi diciamo che noi siamo ancora in una zona, tra virgolette, abbastanza facilitata, fortunata, perché magari c'è chi ha l'orto e comunque i prezzi non aumentano magari in questa maniera così esponenziale, ma pensiamo alle persone che abitano in città. Non hanno altre soluzioni, non è che possono farsi l'orto. Sì, no, possono farsi l'orto. Appunto, quindi questo è un problema, perché è un problema che ricade direttamente sulle famiglie, insieme a tutto il resto. E il PD locale, PD Alto Canavese che rappresenti, cosa sta facendo? Ha in mente di porre degli aiuti nell'immediato a questa situazione? In questo momento ovviamente gli occhi sono puntati sugli aiuti che si possono dare alle famiglie ucraine che stanno arrivando in Canavese. L'importante è tenere sempre gli occhi aperti su tutte queste crisi che stanno arrivando, quella degli ucraini che purtroppo arrivano qui senza più avere nulla e quella appunto delle famiglie italiane che si trovano in un momento veramente difficile e quindi come partito a livello locale dobbiamo sicuramente lavorare in tutti questi frangenti e soprattutto riportarli poi ai nostri rappresentanti. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te.